Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Cosa presentiamo oggi? Beh, se lo sapete, dal giorno 7 di febbraio partirà Sanremo, la manifestazione che per noi italiani, adesso non dico proprio per tutti, però a parecchie persone piace, ed è una manifestazione molto importante e naturalmente il nostro assistente vocale si è voluto immediatamente inserire all'interno di questa manifestazione così importante per noi italiani. C'è chi pensa che sia stata una mossa astuta di Amazon per far sì che altri utenti possano ingolosirsi all'idea di avere questo assistente vocale e poter fare delle interazioni maggiori anche sull'argomento Festival di Sanremo. Quindi, vi ho già spoilerato di cosa parleremo, andiamo a vedere che cosa si può chiedere al nostro assistente inerente il Festival di Sanremo. Partiamo subito col dire che la nostra assistente non sarà passiva, non sarà solamente una spettatrice, ma ha voluto vestire i panni anche della cantautrice. Infatti basterà chiedere: canta la canzone di Sanremo. Sanremo 2023, questo rap è per te. Ehi, Fanta Sanremo, dammi Baudi e ti porto la formazione. Allora, questa era un'anticipazione di cosa risponde il nostro assistente vocale a questa domanda. Poi, se volete sentirla tutta, io vi ho dato l'input, ascoltatevela tranquillamente a casa. Ma entrando un po' nella funzione un po' principale del Festival di Sanremo, che è il sondaggio, quindi quanto il pubblico può gradire o meno un cantante, una canzone, eccetera, eccetera. E anche in questo caso possiamo entrare nel merito della cosa. La classifica, naturalmente, verrà stilata ogni sera dopo la manifestazione, tramite un sondaggio condotto sugli utenti. Mi dispiace, ho dovuto dirlo, ve la bippo. Per poter partecipare e utilizzare questa funzione vi basterà dire: apri sondaggio su Sanremo. Ok, ecco sondaggio su Sanremo. Benvenuti nel sondaggio su Sanremo. Benvenuto al sondaggio su Sanremo. Il sondaggio su Sanremo inizia il giorno 7 febbraio sera. Quindi, naturalmente me l'aspettavo questa risposta, sto registrando il giorno 6 febbraio, quindi da domani, anzi da dopodomani, sarà possibile accedere ed essere interattivi anche con i sondaggi. Ma pare che il nostro assistente vocale sia proprio un'estimatrice del Festival di Sanremo, quindi proviamo a chiederle: dammi le pagelle di Sanremo. Oggi ti svelo un trucco per far brillare il tuo specchio. Naturalmente anche questa funzione verrà abilitata nel momento in cui partirà la manifestazione e si entrerà un po' più nel vivo. E con questa funzione la nostra assistente vocale darà delle impressioni sia sui cantanti che sulla musica. Può darvi anche la sua opinione su determinati cantanti. Ad esempio, proviamo a chiedere: cosa hai pensato di ultimo? Metto in coda un mix di musica. Anche questa funzione naturalmente verrà sarà utilizzabile nel momento in cui parte il Festival di Sanremo e saremo un po' più nel vivo della canzone italiana. E se invece le chiediamo di fare qualche previsione in modo tale che lei ci possa dire la sua opinione? Ripeto, anche questa magari è una domanda alla quale non saprà rispondere in maniera concreta perché dobbiamo aspettare qualche risultato che esca nei prossimi giorni. Però proviamo a chiederglielo. Chi vincerà Sanremo secondo te? Quest'anno il risultato è più difficile che mai da indovinare. Ci sono artisti affermati come Marco Mengoni o Madame che potrebbero vincere. Però mi aspetto grandi cose. Anche questa è la risposta che poi dopo vi ascolterete se ne avrete voglia. Era solamente per farvi sentire un altro esempio di che cosa possiamo chiedere al nostro assistente inerente al festival. E se per caso la sera del festival avete da fare ma siete degli appassionati, beh, non c'è problema. Potete chiedere tranquillamente al vostro assistente vocale di tenervi sempre aggiornati. Come? Che succede a Sanremo? Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. Ah no, scusa, forse non intendevi questo. Se vuoi ascoltare le mie opinioni su... Quindi anche questa naturalmente me l'aspettavo, siccome non è ancora iniziato, è sempre le motivazioni di prima. Quindi abbiate un po' di pazienza, da domani parte il festival, da domani o dopo inizierete ad avere tutte le risposte che volete dalla vostra assistente vocale. E per i più curiosi, avrà fatto la squadra del Fanta Sanremo? Proviamo a chiederglielo.
hai fatto la squadra del Fanta Sanremo? Certo, come potevo non partecipare? Come capitano ho scelto Tananai. E anche questa invece ci risponde, perché comunque l'elenco dei cantanti c'è, quindi evidentemente è andata a pescare da lì, ha visto un po' di sondaggi, un po' di cantanti quelli favoriti e ha stilato questa classifica, questo Fanta Sanremo, e che evidentemente gli va bene così. Allora, queste funzioni saranno disponibili sia da questo momento, come vi ho fatto sentire, per alcune, per altre da domani in poi. E se per caso siete tra i nostalgici del Festival di Sanremo e volete riascoltare dei brani, quelli anche più famosi, che magari hanno vinto, che comunque hanno spopolato quando sono usciti, vi basterà chiedere Atmosfera Sanremo. Riproduco in ordine casuale la playlist Sanremo 2022 e altri brani simili da Amazon Music. Quindi va a pescare direttamente da Amazon Music tutta una serie di canzoni, ne tirerà fuori una compilation, di quelle più famose che hanno avuto successo. Mentre invece se non siete tanto legati al passato e magari volete sentire qualcosa del presente, ve lo anticipo già, sicuramente non potrà rispondere a questa domanda perché le chiederò di farmi sentire l'atmosfera di Sanremo 2023. Solo che, come voi ben sapete, finché non vengono presentate le canzoni al festival non è possibile riprodurle. Ma proviamoci, vediamo cosa risponde. Atmosfera Sanremo 2023. Ecco alcuni risultati. No, infatti, come pensavo, tira fuori sempre qualcosa di inerente la parola atmosfera, qualcosa Sanremo, però non sono sicuramente le canzoni. Bene ragazzi, il video si conclude qui, era un video veloce tanto per farvi sentire questa novità per quanto riguarda il Festival di Sanremo, al quale parteciperà anche il vostro assistente vocale. La trovate divertente la cosa? A me sinceramente un po' ha divertito. Non sono un super appassionato del Festival di Sanremo, però ogni tanto un'occhiata glielo do. E quest'anno probabilmente qualche domanda gliela farò durante il Festival di Sanremo. Sono curioso di sentire cosa mi risponde. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!